e senza dubbio la malizia del Monacillo, che ha schiuso quella porta e scagionato il disastro. Donna Dina, Donna Romita, Donna Regina, corre ancora per la via di Mezzocanale. Napoli, la città della giovinezza, attendeva per treno Peccimone, ricca ma solitaria. Ed è una donna, il diavolo di Mergellina. Claudio, Alessandro, Claudia. No. No. L'ho sentita nominare, però ci sono anche qualcosa. È qualcosa. No, non la conosco. Cioè, io tipo conosco una leggenda sulla facciata di una chiesa, era qualcosa, una leggenda su qualche chiesa, qualcosa di architettonico, non ci siamo proprio. Dal nome potrebbe essere qualcosa di pescatore o qualcosa di retto da pesca. Sono una cassetta e l'uovo come ambientazione, no? Potrebbe essere anche qualcosa, un'allegoria. Con la pesce. Una cosa divertente. Una cosa divertente. Appunto è lì, come vedete vedere. Ma si no, no, sta là, sta là. Sta là, è quello. Cioè io abito praticamente qua, non ho mai fatto caso. Devo dire la verità, forse avevo letto qualcosa di Eva, qualcosa di Matilde Serate, sì. Storie del genere, no, sì. 5 anni si fanno così. Ma non c'è il secolo, no, no? È sempre valorizzazione del territorio. È sempre più saggio, Claudio, a rispetto della parte. Veramente ce l'ho sotto casa, ero qua dietro e non ci avevo mai fatto caso, mai sono 4 anni. È che Napoli è bella pure per queste cose.